Ci troviamo con Carlo Buonincontro, vice segretario della locale sezione IDV di Cisterna, ovviamente, in via dei Lecci. Carlo vuole illustrare qualcosa che non quadra proprio su via dei Lecci. Allora, ecco, dici un attimino. Salve, buonasera. Allora, vogliamo illustrare una problematica che si protrae da anni. Questa strada, non sappiamo ancora se è una strada di competenza comunale o privata o se è passata di competenza del comune. Comunque, qui abbiamo un nuovo quartiere fatto dove esiste quasi tutto, lampioni, segnaletica e segnaletica verticale, segnaletica orizzontale. Vedo, questa sembra una scuola. Questa è una scuola fatta logicamente dall'impresa che ha costruito l'intero villaggio qui, ha venduto. Quindi ha dovuto donare, penso, una scuola che tra l'altro ancora non viene presa in consegna al comune. Comunque qui vediamo questa strada che è di forte affluenza di traffico, collega Lappia, dei Pini, certo, con la via Dante Alighieri, che è strada. Lei è sicuro, Buonincontro, che sia privata? Questo io non lo so, per questo vorrei saperlo dall'amministrazione, se questa strada è di competenza comunale oppure no. Comunque, vedo, vediamo, che la raccolta dei rifiuti rifiuti è comunale, cioè, quindi penso che tra l'altro si poteva creare anche un'aiuola, sarebbe potuto sistemare, toglierle dalla carreggiata per una questione di pericolo e di... Poi vedo anche che non c'è illuminazione pubblica. Non c'è. Questo lato sono le famose quartiere Franceschetti, cresciuto, nucleo spontaneo, abusivo, che pagano le tasse comunque, e non si è mai visto un lampione pubblico su questa strada, nemmeno nel prossimo incrocio che andremo a vedere. Chi l'ha asfaltata, Buonincontro? La strada penso che è stata asfaltata dalla comune, penso, non credo che l'hanno fatta i cittadini. Solo le strade interne sono state asfaltate dai cittadini, dei residenti. Certo. Andiamo a vedere l'altro incrocio. Adesso questo è uno dei primi problematiche che sembra irrisolta. Andiamo a vederne un'altra. Siamo sempre su via dei Lecci e questo sembra un incrocio veramente pericoloso, e la pericolosità di questo incrocio è stata segnalata più volte, innanzitutto perché non c'è una segnaletica adeguata e non ci sono strisce orizzontali, non c'è segnaletica. Non c'è segnaletica. C'è solo, diciamo, un cartello di stop. Comunque, qui il sottoscritto già nel 2004 fece una raccolta firme, una petizione, diciamo, popolare, presentata al comune per avere almeno un lampione di illuminazione la notte, in quanto qui si sono verificati gli incidenti che sono andati a sfondare i muri di recinzione degli abitanti. È molto pericolosa, è su un dosso. C'è un dosso. Si vede, il traffico passa, si vede, diciamo, molto, molto frequentato, perché è molto abitata la zona. E nulla hanno questa segnalazione. Almeno per un'illuminazione notturna, almeno questo chiedevamo, ma già da tempo. Mi interessai personalmente, adesso lo dico come vice segretario dell'Italia dei Valori, se si può fare qualcosa, sollecitare senza polemiche il comune a venire. Certamente, benissimo. E andiamo alla terza segnalazione. Ci troviamo all'incrocio con la via Cisterna Campoleone, via Giovanni XXIII, quella via che si vede lì, e questa è via Tito Livio. Ora, questo incrocio è un'alta pericolosità, signor Buonincontro. Ecco, questo volevo far risaltare. E non vedo segnaletica, peraltro. Ecco, questo volevo far risaltare. Qui ci sono successi degli incidenti, anche mortali, a causa della scarsa segnaletica. Come vedete, non c'è nessun segnale, se non dietro la curva, lo stop quasi illeggibile, che un cittadino che non è di Cisterna non conosce, non lo vede. Sulla strada, e quella è una provinciale dove passano ad alta velocità anche.
pericolosissimo per i residenti, per chiunque non è della zona, anche perché sono finiti ai funerali dei giovani di Cisterna e nonne che muoiono sulle strade, però se la condizione delle strade è questa... Io questo lo segnalo anche da ex appartenente alle forze dell'ordine, perché queste sono messe a cuore queste cose, la sicurezza dei cittadini, la sicurezza dei giovani. Sì, è veramente, indecoroso, è da prendere. Che non ci sia poi nessun tipo di segnaletica orizzontale, è veramente vergognoso. Ma chi è di competenza? Di chiunque siano le responsabilità, questa è una gravissima. Io penso che questa strada è di competenza comunale, almeno via di Dolivio, l'incrocio di via Giovanni XXIII. La provinciale comunque è messa bene, ma sono le segnaletiche, l'incrocio che è carente. Questo è il discorso, sia verticale la segnaletica e sia orizzontale. Sì, sì, suppongo quindi... un po' di luce ci sia perché vedo uno sbilenco lampione. Ma dovrebbe essere illuminata di notte. Ne vedo accesa uno sola di lampada. Però il problema è proprio la notte, che non ci sono segnali, almeno a 150 metri, un segnale di incrocio, non esiste un segnale che segnala l'incrocio la notte qui. Certo. Qui sono successi veramente degli incidenti gravi. Bene. Sperando che qualcuno ci ascolti. Vediamo che chi di competenza. Andiamo alla quarta segnalazione. Siamo sulla provincia. Ed ecco l'ultima chicca di oggi. Siamo sulla provinciale, alla seconda rotonda, quella che dove c'è l'Appia, la bretella che passa sopra. Quindi voglio far notare come la pericolosità di questo, da chi viene da Cisterna, ad esempio direzione Latina, è in bocca alla strada, trovandosi immediatamente questi ostacoli creati per la famosa pista ciclabile. Doveva essere l'inizio della pista ciclabile, che poi non si sa che fine ha fatto, se è più ciclabile o pedonale, e comunque non è rimasta così. Per il momento vedo è transennata, quindi c'era anche il divieto per le biciclette, c'era un cartello di divieto. Comunque la pericolosità è di chi in bocca la provinciale si trova questo ostacolo che è pericoloso, è abbastanza, poi si vede che è stato urtato dai mezzi, insomma. Certamente sì. Ma la pericolosità è sia per le macchine, ma anche per i mezzi pesanti, i pullman che vanno a Latina lo sfiorano continuamente, qualche pullman l'ho visto personalmente, lo prende questo spigolo perché si deve allargare e andare ad invadere quasi la corsia opposta. E quindi vale anche per chi esce, per esempio, da questa officina, perché spesso cercano mezzi... Mezzi pesanti. Comunque certo. Si poteva sicuramente tirare più indietro questo spigolo qui, non serve a niente, ecco, questo qua è solo penso un pericolo per la circolazione, secondo il mio punto di vista. La pista ciclabile. E di questo abbiamo parlato. Potevano, al mio piccolo parere, potevano anche fare una laterale per servire le tante uscite che ci sono sulla via di Cerciabella qui. Potevano fare una piccola strada laterale a servizio degli utenti residenti. In qualsiasi caso rimane il fatto che è inutilizzata. È inutilizzata, quindi... non si sa come andrà a finire. Tutti sono stati spesi tanti soldi, penso, per queste travertine, questo marmo, per queste aiuole. Certo che sì. Mai ci cresce le erbacce. Sì, anche perché non è che ci sia una particolare cultura del giardino, no, mi sembra. No, anzi, secondo me sono anche pericolose per chi esce dalle strade laterali, perché è uguale, c'è lo stesso problema dello spigolo che si deve allargare per evitare di prenderlo. Ecco, questi sono come si rappresentano. No, anche perché di sicurezza si parla di sempre. Di sicurezza stradale si parla, si fanno dei convegni. Bene l'educazione, bene tutto, però le strade non devono contenere trabocchetti. Trabocchetti appunto per gli utenti. Ok, buon incontro, grazie. Alla prossima. Al prossimo incontro di che parliamo? Un piccolo anticipo? Al prossimo incontro parleremo della storia delle varianti speciali, che sembra quasi una presa in giro ai cittadini che pagano questa tassa, a giugno si avvicina e quindi siamo già pronti per proprio fare una manifestazione. Diremo il resto prossimamente. Ok, grazie.